massima onorificenza, riconoscimento per un artista straordinario che proprio quest'anno compie 60 anni di attività musicale e che non solo per i numeri da record che lo consacrano come autore del disco del mondo, di oggetti partecipati, in qualsiasi ambito, diciamo, numero uno, ma per l'arte straordinaria che ha reso possibile quei risultati e l'amore, l'affetto, la passione che nei confronti della sua musica e della sua persona c'è da parte di tutte le romane e romani, naturalmente gli italiani, gli appassionati di musica. Flavio Paglioni è un artista unico, un poeta, un autore di musiche bellissime, anche un innovatore è stato nella sua esperienza musicale, che ha saputo fondere generi, al tempo stesso avere un'impronta unica, riconoscibilissima, e profondissima, soprattutto nel rapporto tra i suoi testi, le sue armonie, le sue melodie, che rendono tante sue canzoni dei capolavori che sono rimaste e rimarranno per sempre nell'immaginario, nel cuore degli italiani e dei romani. Noi siamo particolarmente felici e onorati di averlo qui perché non è solo un grande artista nazionale e internazionale, un romano che ama la nostra città, che ha saputo raccontarla in modo davvero unico, con tantissime canzoni che hanno tratto ispirazione da luoghi, situazioni, epoche della nostra città, e che ha saputo trasformare in poesia i temi su cui ha trovato ispirazione, come appunto i grandi artisti, gli artisti sanno fare. E poi Flavio Paglioni è anche una persona che si è impegnata anche sul versante dei diritti, del dare qualcosa. Il suo programma, la sua fondazione ha fatto cose molto importanti, si è impegnata anche cose poco conosciute, dare e raccogliere risorse per aiutare i bambini di bambù. Io ci sono stato uno dei posti più dimenticati del mondo, e quindi anche per questa sua attività che occorre nella sua carriera artistica noi vogliamo esprimere la nostra riconoscenza, il nostro affetto, la nostra gratitudine e consegnargli questo premio che rappresenta non solo un riconoscimento, ma una consegna di affetto, di amore da parte di tutte le romane, di tutti i romani. Quindi con grande gioia, con grande emozione, ecco, perché è un maestro, quindi tutti noi abbiamo passato momenti bellissimi, grazie alla sua musica che adesso vi consegno alla tua. Discorso di circostanza che
mia madre chiamava il discorso di grammatica, che quella che è prammatica, però lei invece considerava che la grammatica fosse più importante della prammatica. E è vero che sono discorsi che si fanno sempre, però sono anche quelli che ci salvano quando non abbiamo tante cose da dire. Io quindi sono grato a Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale, e a tutti coloro che conferiscono oggi questo premio. E vorrei dire che forse per la prima volta penso di dedicarlo a due persone che si chiamano Silvia e Riccardo, che sono mio padre, mia madre e mio padre, che non essendo romani, appena finita la guerra, pensarono di trovare l'Eldorado, il Far West, la terra promessa, facendo 136 chilometri dal paese umbro che si chiama Figude per arrivare nella capitale. E dovette essere una decisione non semplice, è vero che erano due ex giovanotti, insomma, perché non erano poi così tanto giovani, quindi non avevano neanche la scusa, l'alibi della fuga da casa. Fu proprio una decisione presa per venire via da una campagna avara di risorse e venire nella grande città, che era un po' l'emblema del futuro, di quello che un'intera generazione pensava dopo un cataclisma, dopo una catastrofe come quella che era rappresentata da una guerra. Da una guerra che noi pensavamo, tra l'altro, non fosse l'ultima di tutte le guerre, che stranamente ci troviamo dopo un po' di anni a riguardare, quasi se fosse normale, no? Esserci trovati di nuovo abbastanza vicini a un'idea di guerra, di pericolo, di disastro. 136 chilometri, che secondo me li hanno fatti volare, avevano delle acuce dell'entusiasmo, della speranza, della certezza che il futuro sarebbe stato qualcosa di migliore, il loro tempo migliore. E quindi a loro va la colpa e il merito di aver fatto nascere in questa città, di averla vista crescere, perché tutte le case che abbiamo potuto permetterci fino a un certo momento della vita erano quelle in cui vedevi che la città cresceva, perché eravamo sempre ai bordi della città, nelle periferie. E io mi ricordo sempre questa casa, inizialmente era uno scantinato, poi cominciò a diventare un primo piano, poi una bella finestra affacciata quasi sempre su uno sterrato o un prato, dove piano piano poi la città sarebbe arrivata. E quindi noi ci spostavamo di conseguenza, come la città si spostava, noi ci spostavamo. Fino a che arrivavamo lì, fu un cambio di stato, a una terrazza, un petrazzo piccolo. Però lì capì cosa stava succedendo. Eravamo a Centro Cielo, io dopo due anni per gioco mi sono iscritto a un concorso di voci nuove della parrocchia di San Felice da Cantalice, guardate anche i nomi Cantalice, come molte per un cantante possano essere forieri di futuro. E lì mi trovai a salire i primi gradini di un palcoscenico. 60 anni fa, esatto, come ha ricordato Roberto Gualtieri, e ne ho saliti veramente tanti di quei gradini. Questo premio mi conferma che non tutto quello che ho fatto è stato invano, quindi qualcosa rimane. Grazie per le parole che hai speso per quello che è la mia attività di autore, di compositore, di interprete. Roma è in assoluto la città in cui mi sono esibito di qui. Credo di aver trattato un po' dovunque, bisognerà costruire dei nuovi spazi affinché ci siano qualche novità prossimamente. E mi ricordo anche che la mia prima trasferta a Roma fu per cantare, ingaggiato con il mio primo disco, intorno al 1968, in un castello, il castello del Lido Scarpe, era un grande matrimonio. Io ero solamente uno dei. Era una specie di festival di Sanremo, insomma, ci eravamo stati ingaggiati tutto l'anno.
la canzone pionieria italiana, però non avevo un gruppo, quindi un impresario mi mise a disposizione un pianista. Il pianista mi aspettava a Piazza Santiago del Cile, dove mi accompagnò mio padre e mia madre con l'utilità, perché io ancora venivo accompagnato a 17 anni da lavorazione. Mio padre parcheggiò la sua Opel Cadet davanti alla fiammante fuorisedia Alfa Romeo del pianista. Io andai a bussare mentre lui era un po' distratto, così guardi suo compagno tranquillo, dobbiamo andare subito. E mentre uscivamo da questo parcheggio, mio padre aveva messo incautamente la macchina un po' male, e allora il pianista che mi aveva poi accompagnato disse: ma guarda questi due vecchi ricordi. E io lì per lì non ebbi il coraggio di indirizzare, anzi quasi annuivo di dire questo, sicuramente avevano 6 o 50 anni. Ecco, io vorrei dire grazie a quei due ragazzi che sono venuti giù a Roma volando e mi hanno fatto la scelta. C'era un momento.
Lupa Capitolina, con tanta gratitudine veramente per il nostro sindaco Roberto Gualtieri. Abbiamo anche cantato e suonato insieme, ma quello poi ci esibiremo prossimamente nei migliori palcoscenici d'Italia. Come il nome? Maria Teresa. Da 50 anni al tuo seguito. Maria Teresa, dopo 50 anni la penna non funziona. Come non funziona? Aglio, aglio, aglio. No. Il presidente, scusate, aglio, fatela stare. Chiudere la può essere, sicuramente è un invito sul quale rifletterò molto, comunque è cominciato lì 60 anni fa, quindi può darsi. Claudio, ma dai ragazzi, Claudio, coglierai l'invito a Centocelle per l'ultimo concerto. Stavamo a Nuovo Parco. Dicendo questo, è un invito molto gentile, io ho un po' il pudore di tornare nei posti in cui sono nato e cresciuto, perché sembra un po', però insomma è un posto nel quale sono tornato dopo tanti anni, addirittura suonando per tutto il quartiere sopra un camion con i musicisti, quindi potrebbe essere che ci sia un blitz e una sorpresa di questo tipo. Centocelle l'ha rimasto molto legato comunque al suo ricordo, si ricordano dove è cresciuto, come la fa sentire questa cosa? Perché mio padre e mia madre venivano da un paese dell'Umbria e noi anche Roma l'abbiamo vissuta sempre un po' come se fosse un paese, abitavamo sempre nelle parti diciamo della periferia, vedevamo la città che cresceva, ci spostavamo di conseguenza.
e quindi per me c'è proprio un senso di appartenenza che non è solo storico, è proprio sentimentale. Ma nel suo programma c'è già uno stadio olimpico, un circo massimo. Ci sono diversi programmi. Gianni Razzoli. Ciao Paolo. Mettiamoci qua per il sindaco. Chi fai Dario? Il sindaco. Oggi era previsto un temporale. No. Beh sì, è stata una cerimonia bellissima e Claudio Baglioni poi ci ha regalato un discorso non di circostanza ma davvero straordinario, in cui ha ricordato la sua rapporto con la città, la sua storia della sua famiglia, ha dedicato questa lupa ai suoi genitori e ci ha raccontato proprio questa sua sentirsi molto parte di questi quartieri, soprattutto di Roma Est, Centocelle, in cui è cresciuto spostandosi nelle periferie e sviluppando un'identificazione, un rapporto con la nostra città che poi ha trasposto nelle sue canzoni, nei suoi capolavori, diciamo, che tutti amano, che sono davvero dei gioielli, ecco, di amore per Roma e di grandissima musica, quindi per noi è stata una grandissima gioia. Ha citato l'impegno di Baglioni anche per i diritti umani, le piacerebbe che facesse a Roma una cosa come quella che aveva fatto a Lampedusa? Baglioni ha fatto tante cose importanti, sempre col suo grande stile, per aiutare le persone, a volte in silenzio, a volte con discrezione, ma una persona davvero straordinaria anche sul piano umano. Thank you.
canzone avete suonato, sindaco, ce lo può dire? Un po' di più. Tu come stai? Quando la vedremo? Mi piace molto. Ma per concludere, cresce questa richiesta di ritornare in Pucelle, di fronte alle dame che vi sono detto, cosa si può fare sindaco per convincere a suonare in Pucelle? Secondo lei è una cosa che si può fare, piacerebbe? Ho visto più Pucelle, però insomma noi speriamo in realtà che le scene venga più tardi possibile, in fretta, nell'invocare. Ma un concerto al Circo Massimo mi avete proposto, è l'unico posto in cui si è Claudio, è lui che sceglie dove suonare e ha inaugurato il concerto degli stadi, ha fatto tutti i tempi. Adesso sarà un spettacolo stato ovviamente straordinario perché più di 100 persone in generale sono un'orchestra davvero con arrangiamenti sofisticati, insomma è un grande spettacolo anche sì, attenzione alla qualità. Quindi sì o no? Vedremo. Sì, vediamo all'assessore. Però, adesso vi dobbiamo lasciare. Che è una assessore. Grazie. 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 Grazie